ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Tutti quanti qui riuniti quest'oggi nel hub creativo. Prima cosa, perché non so che cosa sto per registrare. Seconda cosa, ragazzi, hub creativo anche perché tra pochissime ore ci sarà la prima giornata del caos creativo e vi aspetto ovviamente tutti quanti in live. Mi raccomando, non mancate e soprattutto venite a supportare. Comunque credo proprio che ad Epic Games manchi la stagione 8 del capitolo 1, perché sinceramente vedo troppe cose che sono a tema pirati. Che cosa dite, ragazzi? Manca tantissimo anche a me. Perché mi segno una chest? Ma cosa? Non mi fa cliccare, caro mio. Altro che F, sì, ripperoti per me. Sto portando la skin che vedete, quindi la skin di Frankenstein, perché mi piacciono tantissimo le cose a tema. E a tal proposito, il Polipo mi ha detto di giocare una mappa. Lo ha twittato anche Fortnite su Twitter, dicendo: vi piacciono le storielle quelle belle? Allora giocate questa mappozza. Belli miei, mi hanno detto solo questo. Provala perché ti piacerà. Dobbiamo credergli? Dobbiamo credergli? Proviamoci. Sicuramente sarà piena di trash audio copyrightate, quindi addio video. Vi ho voluto bene. Entriamo. Vediamo che cosa propongono. Vediamo. Ok. Vedo un temerozzo. Si vede tutto? Ma ci troviamo all'interno di un teatro. What? Mi ha detto che sarebbe stato figo, ma che belli che sono loro! 10 secondi, vediamo che cosa ci propongono. Mi hanno poi suggerito di mettermi in quest'angolino, così lo schermo si vedrà in maniera full, spero. Sì, eccola qui. Ok. Hong Kong? Sarà tipo un anno che non vado al cinema, raga. Forse due. Ragazzi, vi ho voluto bene. Conte Dracula? Sì, un po' di Van Helsing. GG per i sottotitoli. Ecco. Vi ho voluto bene, ragazzi. Mi sa che il video finisce qui. Ok. Ma sì. Ma sì, è ovvio. Allora perché sto portando questa skin? You're alone and Van Helsing here kills you. But that's not your story anymore, Drac. Ma che bello che è l'accento. How? Bite him. Ma è fantastico il suo accento, ragazzi. No. Aia, caspiterina. Will be the best of us, but only when we free the others. We're running out of time. Let's go. The others. More monsters. I'll explain on the way, but right now I need one of your fangs. Gimme that. Gimme that. Continua. Marrakesh. Ma io posso mettermi un po' più avanti, raga? Ok. Too bad I can't bite the sky. No, vabbè, raga. Anche dell'exp. GG. This one's going to be really loud. Bathsword. Wolfsbane. Qui mi arriva un copyright della Madonna, ragazzi. Ma seriamente. Lo faccio per voi, vi voglio bene. Un bel pollicione all'insù mentre guardiamo lui. Sono allibito. But we don't have to hide ourselves anymore. Now take yours off too. You know what happens if I do that? I know what happens if you don't. We're running out of time.
Ma quello che era il braccio, raga? None of us are free until we all are. So rewrite your history here, and then you're coming with us. Oh, and I'm going to need one of your nails once you're... Ma prendi quello che vuoi. Prendi ciò che vuoi, cara mia. Ma è un film. Sì, il caos creativo. Vabbè, io parlo e finisce. No. Continua. Hong Kong, Marrakesh, Los Angeles. Siamo già a tre tappe, raga. Guarda quant'è cambiato. È super confident adesso, eh. E lei chi è? Sono sbalordito, ragazzi, davvero. First of all, you look amazing. And secondly, you should know, we have the power to stop it. Thanks. I'm sorry, but stop what? The void. It's coming for all of us. And we need you. The power isn't in the scroll. It's in you. Who are you? A girl like you who knows how hard it is to embrace who you truly are. Quanto mi piace quella frase. Sono sbalordito da ciò che propone la creativa, raga. You no longer need that scroll to resurrect life. No, 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 no. No, ragazzi, non ditemi che quelle sono rune del cubo. Per favore, no. No, piango. Legos. What's there? Madonna mia. The best of us. They're coming. What do we do? Spero di no. I think I can help. Vabbè, ma è l'orda di Halloween. No, 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 raga. Dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Ok. This is it. Let's bring him back. Poi, c'è un film pazzesco! Ma che figata hanno fatto! Vedo troppo viola, eh. Se dovesse avverarsi ciò che sto pensando, non ce la faccio. Mamma mia, raga. No! No, 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 no. No, cosa vuoi fare? Cosa sta per succedere, raga? Che potere avrà il cubo su di esso? What? Ma che c***o? We will be monsters! E mi pare giusto! You oh, senti che beat! The best of us. Ciao, Foundation! A portal to our new beginning with more monsters. E queste saranno tutte nuove skin, dai! Do I have to give up any more fangs? Jump in and find out, right? Let's do this.
diventi stentato, frate. No, raga. Raga, madonna mia. Cioè, ma mi basta un cubetto Kevin per hypparmi a bestia. Ma possibile che divento un bimbo di 5 anni non appena vedo il cubo Kevin, raga? Possibile. GG, GG. Con chi devo complimentarmi? Con chi devo complimentarmi? Ciao, 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 bello. A few moments later. Un'altra cosa mi ha detto Polipo, guarda dopo i titoli di coda. Non mi ha spoilerato altro, vi giuro. Tant'è che io rimango sempre a guardare. Ma poi chi era quello? Oh. Chi era? Raga? Ragazzi, chi era quello? Voglio un voto qua sotto tra i commenti da parte vostra, ragazzi miei. Qui secondo me sono andati davvero troppo, ma troppo oltre. Potrebbero proporre un sacco di cose in questa maniera. Vi immaginate un giorno? Ragazzi, ci becchiamo domani sera alle 9 e guardiamo tutti quanti assieme un film in creativa, su parti reale, qualsiasi altra cosa. Insieme però. Cioè, capite che cosa vi sto comunicando? Un film tramite Fortnite, tutti quanti, tra di noi. Cioè, è fantastica la cosa. Noi andiamo a guardare lo shop giornaliero. Sono rimasto davvero così. Sono felice, raga. Mi sono davvero divertito. Anche se non seguo la serie, non seguo nulla. Ragazzi miei, non conosco niente di niente. Ma We Will Be Monster spacca davvero tanto. Cioè, raga, lasciamo stare il cubo. Io mi hype a manetta per qualsiasi cosa. Però, bello per davvero. Qui abbiamo davvero belle cosette oggi. Abbiamo Buffo, che se non erro è uscita qualche giorno fa. Dopo, boh, non ricordo quanti giorni, eh. Quindi due emote da 500 V-Bucks, continuando con Electro Swing. L'altra ancora, invece, è il mio idolo da 200. Raga, questa viene utilizzata da noi per aspettare qualsiasi tipo di evento in game. Mamma mia. Squadra Sub, Jones il Naufrago, Bundle Zone Wars, Venturion, Ventura, che non ho mai shoppato, mai e poi mai. Eccoli qua, ma queste sono skin davvero vecchie, davvero belle, vecchiotte. Aerodinamico, non ricordo neppure come suoni. Madò, vuotissimo. No, vabbè, non mi gusta tantissimo questo set. Aura super sweaty, 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 che oramai, vabbè. Gilda Complex, non dimenticherò mai questa skin e soprattutto come l'ho ottenuta rientrando in una top. Non ricordo che top era, ragazzi, top 5%. Comunque sì, una sudata pazzesca per ottenerla. Lucentezza stradale, stessa cosa per la Vrapposta, bellissima. Xile e GG. In pochi ricorderanno, davvero in pochi ricorderanno, il backpack in questione. Ed il fatto che non venne dato subito dopo aver ottenuto la skin, bensì dopo circa 2 settimane, se non erro. Ragazzi, fatemi sapere seriamente cosa ne pensate del cortometraggio che abbiamo visto pochi secondi fa tramite la sezione creativa. Qui abbiamo la moglie di Frankenstein che abbiamo visto nel trailer. Vabbè, trailer, vabbè. E la mummia, mamma mia ragazzi. Rogue e Gambit, continuo. Qui è sezione Marvel. Ancora quella della DC. Madò, raga, shop lunghissimo. Una piccola anteprima della crew di Fortnite che avremo a marzo. Il primo marzo. Guarda, guarda, guarda che lucentezza. Bellissima, con degli stili in anteprima, vediamo. Ok, spenta e super accesa. Tracy combina guai. Ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video mattutino. Spero di fare altri videozzi in questa maniera, perché mi sono davvero divertito in creativa. Finalmente viene utilizzata al massimo delle sue potenzialità. E questo non è il massimo, raga, ve lo assicuro, perché su creativa creano di tutto e di più. Fortnite si trasforma in migliaia di altri giochi solo tramite quella sezione di game. Noi ci becchiamo in live più tardi per il caos creativo. Un salutone da Martex e come al solito un bel...